Manuel, un pareggio che ci fa muovere la classifica è un pareggio su un campo difficile? Sì, sì, è difficilissimo giocare qui, campo difficile per tutti, loro sono un'ottima squadra e giocano bene, insomma, quindi siamo comunque soddisfatti, prendiamo questo punto perché appunto smuove la classifica, quindi fa sempre bene, dobbiamo sempre fare almeno un punto, quindi siamo contenti, ora affronteremo l'Inter e siamo pronti e carichi. Nel secondo tempo l'impressione è che forse potesse arrivare anche qualcosa di più di un punto e uscire con tre punti. Sì, 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 è vero, anche dal campo c'è stata questa sensazione, perché quando ripartivamo comunque non erano messi benissimo magari, quindi potevamo forse sfruttare qualche ripartenza in più, però il primo forse meritavano più loro, quindi secondo me ci può stare questo pareggio. Mercoledì arriva l'Inter, mercoledì arriva una big, c'è voglia di far bene contro una grande e togliersi una bella soddisfazione? Sì, sì, sicuramente. Contro l'Inter in casa si è sempre giocato molto bene e sappiamo che è una grande squadra, che c'ha ottimi giocatori che possono risolvere la partita in ogni momento, però non abbiamo paura e l'affrontiamo come sempre, al solito modo. Tante sicuramente potevamo fare meglio per ottenere 3 punti, però va bene, è andato così, ci accontentiamo e dobbiamo cercare di lavorare per la partita di mercoledì, per fare bene, per ottenere 3 punti. Dopo le prime 2 sconfitte è arrivata la vittoria, sono arrivati i punti fuori casa, vuol dire che il percorso è tracciato e, come hai detto, il lavoro, andare avanti e proseguire su questa strada. Sì, quello è vero, dobbiamo avere continuità delle cose che dobbiamo fare e per avere continuità bisogna dare sempre il massimo, di lavorare sempre e vedrà che piano piano le soddisfazioni arriveranno sempre. Mattina si torna in campo, mercoledì arriva l'Inter, gara tutt'altro che facile. Sì, è una gara come tutte le gare, non sarà una gara facile perché giochiamo con una squadra grande, quindi noi dobbiamo cercare di fare il nostro gioco come sempre, di stare là e di cercare di fare punti.